Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi ci troviamo nella mia splendida pattimarina dove affronterò la mia avventura di pesca con il mio Demon 95 e con la mia attrezzatura MSA, ovviamente l'immancabile Tuga. Come potete vedere dalle immagini e dalla bandiera della mia Tuga, spira un forte vento, segno che sarà una pescata tutt'altro che semplice e le mie condizioni fisiche e mentali saranno messe a dura prova. Però non mi lascio intimorire e la voglia di andare a mare è tanta e quindi entro in acqua lo stesso. Non appena entrato in acqua faccio una planata per raccogliere questo polpo che ho visto alla superficie. Sebbene il mare potesse essere agitato, comunque conosco molto bene il mio spot e quindi sono certo che comunque le condizioni di visibilità saranno buone, perché il fondale è pressoché roccioso e quindi l'acqua tende a non sporcarsi molto con questo tipo di mareggiata. Per avere un'acqua molto torbida vuol dire che il mare è veramente agitato e non sono queste le condizioni che riescono a intorbidire l'acqua. Quindi con queste condizioni di mare si riesce comunque a pescare. Recupero questo polpo e mi metto subito alla ricerca di qualche pesce facendo la mia solita strategia, quindi mischiando gli aspetti agli agguati per portare poi a cavetto qualche pesce. Come al solito mi trovo sul mio spot che va da una batimetrica di 10 a 15 metri di profondità. In questo tuffo sono acquattato tra le rocce e scruto l'orizzonte alla ricerca di qualcosa che mi si possa avvicinare. Resto sempre vigile perché ricordiamo che il pesce dei sogni può arrivare anche all'ultimo istante del nostro aspetto, quindi dobbiamo restare sempre vigili e concentrati, non tralasciando ovviamente l'ambiente circostante. E per non vanificare questa azione di pesca e per portare un pesce a cavetto, che tra l'altro amo molto, focalizzo la mia attenzione sulla mia destra, là dove un banco di triglie stanno scrutando il fondo. Quindi non mi resta che allineare il mio Demon 95 e scoccare un tiro preciso su questa grossa triglia. Ricordo che amo le triglie, amo i loro colori, amo le loro carni e quindi quando ne intravedo un esemplare di taglia, talvolta non ne disdegno la cattura. In quest'altra clip invece non disdegno nemmeno di mettere alla prova le capacità balistiche del mio Demon 95. In questo caso un sarago, che passa anche abbastanza lontano, viene insagolato alla perfezione. Si tratta di un bellissimo sarago maggiore che, passando anche a una debita distanza da me, viene colpito e insagolato dal mio Demon 95. Una volta colpito questo pesce, ovviamente non posso far altro che guadagnarmi la superficie e recuperarlo comodamente. Non è mai semplice catturare un sarago di questa pezzatura, perché sono animali schivi, intelligenti, sospettosi e quindi mettono a dura prova l'abilità del pesca sub, specie quando diventano abbastanza grandi. In questo caso un tiro dalla lunga distanza e un aspetto prolungato mi hanno consentito di catturare questo sarago maggiore su una distesa di Posidonia. Però, come avete avuto modo di vedere, non c'era solo questo bellissimo sarago presente, ma anche tanta mangianza, quindi continuo i miei aspetti nella speranza che ci siano anche i predatori. Come potete vedere, la mangianza è molto nervosa. Queste castagnole fuggono a destra e a sinistra, poiché è presumibile la presenza di qualche pesce che dia loro fastidio. Infatti, mentre faccio queste riflessioni nella mia testa, vedo quella che è l'inconfondibile sagoma di un carango in caccia su questo banco di castagnole. Se avete visto il mio ultimo video,
Avete visto che durante la pulizia del carango dallo stomaco è uscita una castagnola. Quindi questi pesci fanno bene a riguardarsi perché potrebbero finire per essere il pranzo o la cena di questi predatori del basso e medio fondale, con le loro scorazzate furibonde su questi banchi di Posidonia in questo periodo dell'anno. In quest'altra clip invece vengo avvicinato da due esemplari molto più piccoli, che mi limito ovviamente soltanto ad osservare per le loro esigue dimensioni, godendomi le loro cacciate su questi banchi di mangianza. Questi pesci, anche in tenera età, sono dei predatori formidabili. Sono molto molto curiosi e quindi si avvicinano a noi pescasub per capire chi hanno di fronte. Questo avviene anche quando sono più grossi di dimensioni e fa sì che noi riusciamo appunto a catturarli. Sono pesci dotati di grande forza, sono degli instancabili nuotatori e anche dei predatori eccezionali. Personalmente, facendo anche pesca con la canna, mi è capitato di innescarli anche come esca viva. E data la loro tenacità e resistenza, sono appunto delle ottime esche che mi hanno consentito di catturare pesci di mole, quali dentici, ricciole, barracuda, lampughe, quindi sono anche un'ottima esca in tenera età e in dimensioni adeguate, oltre ad essere molto saporiti anche a tavola. In quest'altra clip invece mi godo quello che è l'affascinante incontro con una razza. Lei sta lì, poggiata sul fondo, a riposare, quindi io mi avvicino cautamente, perché ricordo che questi meravigliosi pesci hanno anche una dote di pericolosità data dall'aculeo che hanno sulla coda. Questa è una razza di grosse dimensioni, non so quantificarne il peso, ma comunque un bellissimo esemplare, che potrei catturare con un tiro semplice e risolutorio, data quasi l'immobilità dell'animale sul fondo del mare. Però io non catturo ciò che non mangio. Questo pesce dal punto di vista culinario non stuzzica il mio interesse e quindi mi godo soltanto l'incontro con questo pesce. Vi ricordo che noi PescaSub siamo l'unica categoria di pescatori che può selezionare il pesce che pesca. Quindi, dal mio punto di vista, non ha affatto senso togliere una vita soltanto per il vanto di aver catturato un grosso pesce. In questo caso, quindi, reputo che la cosa migliore da fare sia godermi la vista di questo pesce e catturarne le immagini e condividerle con voi soltanto attraverso la lente della mia GoPro. E sono veramente soddisfatto, e la mia pescata potrebbe anche terminare qua, perché sono appagato da questa giornata di pesca. In fondo noi PescaSub godiamo di questi momenti e ricordiamo questi incontri per poterli raccontare agli amici o ad altri pescatori. Ringrazio questo magnifico pesce per essersi fatto immortalare e per aver potuto condividere le mie immagini con voi. E ritorno a quella che è la mia pescata. Ovviamente non dimentico che sono su un banco di castagnole in fuga e che probabilmente ci sia qualche predatore dietro. E quindi resto comunque attento, ma appagato per ciò che ho visto precedentemente. Qui solito fondale, solita strategia di caccia, quindi aspetto e scruto sempre a destra e a sinistra nell'attesa che qualche predatore si palesi. Come avete visto, la mangianza si sta schiacciando e dalla mia destra arrivano due carango. Quello dietro era anche più grosso di quello davanti. Però avevo avuto la sensazione che si stesse dileguando, quindi meglio l'uovo oggi che la gallina domani, e quindi catturo quello a me più congeniale, più vicino con un tiro sicuro.
Ovviamente, grazie all'arma che mi ritrovo tra le mani, non posso far altro che insagolare questo pesce e portarlo comodamente a cavetto insieme a quelli precedentemente catturati. Ovviamente vi ricordo che tutta l'attrezzatura MSA che mi vedete utilizzare nei miei video è disponibile sul sito linkato qui sotto in descrizione al video, che potete acquistare con un'agevolazione sul prezzo utilizzando il mio codice sconto MATTHEW4. Inoltre, se volete entrare a far parte del gruppo WhatsApp creato ad hoc dall'MSA, dove potersi scambiare consigli di pesca e trovare compagni con cui andare a mare, vi basterà scrivermi sul mio canale Instagram che trovate qui sotto in descrizione. Come potete vedere dalle immagini, la pescata è veramente tosta e la corrente è veramente impetuosa. Quindi restare in pesca in questa giornata non è per nulla semplice, purché l'acqua comunque sia in una condizione buona per la pesca. In queste giornate però l'incontro con qualche predone non è da escludere, quindi quando c'è la possibilità di andare a mare in queste condizioni, seppur con un enorme dispendio fisico, mi godo la pescata speranzoso che possa incontrare un pesce dei sogni. Ovviamente ricordiamo che il periodo dell'anno è quello giusto per l'incontro con i grossi predoni, infatti ricordiamo che i mesi di settembre, ottobre e novembre sono i mesi magici per la pesca sub, dove potete vedere questi spettacolari scenari e questi carango, almeno dalle mie parti, che danno la caccia ai banchi di mangianza. Infatti io amo andare a mare in questi periodi per godermi appunto queste scene. Il blu, la mangianza che si apre e questi pesci che danno la caccia. A volte sono molto curiosi e si avvicinano, altre volte ignorano completamente la presenza del pesca sub poiché sono intenti a cibarsi, come in questo caso insomma. Quest'altra clip invece vedete quella che è la cattura di un altro sarago maggiore. Io stavo facendo un aspetto proprio lì acquattato tra questi scogli. Una volta intravisto questo sarago che si ciba sopra gli scogli e che intendo catturarlo, cerco di guadagnare qualche metro. Come potete vedere l'azione è fatta nel modo corretto, perché il pesce non si spaventa minimamente e continua nella sua azione di cibarsi. Quando arriva a tiro, faccio un tiro molto molto lontano, però anche molto preciso, che mi consente di catturare quest'altro sparide. Quindi ancora una volta non mi resta che ringraziare questo arbalete che mi consente di effettuare dei tiri molto precisi anche alla lunga distanza, e la velocità di fuoriuscita dell'asta grazie al sistema di demoltiplicazione è veramente bruciante, e quindi questi pesci non fanno nemmeno in tempo a rendersi conto di essere stati colpiti, che si ritrovano immediatamente insagolati. Quindi guadagno la superficie per riporre a cavetto quella che sarà l'ultima preda della mia giornata. Grazie a tutti, grazie per la visione di questo video, vi invito ad iscrivervi al mio canale e a rilasciare un like ed un commento per aiutarmi a crescere. Ovviamente per voi è soltanto una piccola perdita di tempo cliccare sul pulsantino iscriviti, però per me è veramente fondamentale per la crescita del mio canale e per supportare quello che faccio. Grazie ancora una volta a tutti,
ci vediamo al prossimo video e buon mare a tutti. Ciao!